Moto piccole e grinta da vendere, piloti poco più che bambini ma con una malizia da esperti. Se non fosse per le loro dimensioni in miniatura, i ragazzi della Pre-Moto 3 sembrerebbero adulti in tutto e per tutto. Nessuna paura, bagar fino all'ultima curva e voglia di vincere ad ogni costo. Insomma, vederli in pista e anche fuori è uno spettacolo e i round di Imola ne sono stati la conferma. Due gare con tante sorprese fin dall'inizio e tirate fino alla fine. C'è chi è partito dall'ultima posizione per risalire in terza, Foggia il sabato, o chi ha dovuto rinunciare ai punti pur restando sempre davanti per tanti giri, Vietti Ramos. Ma è stato soprattutto il weekend di Ieraci, due volte primo della 2.54 tempi dopo la caduta di Vallelunga, e di Nepa, ancora in testa in campionato nella stessa categoria. Nella 125 dei tempi non sono mancate le belle prestazioni di Spinelli, Triglia e Zannoni a podio, accompagnate dalla conferma di Arbolino. Vista la penalizzazione di 20 secondi per aver tagliato l'ultima variante, sabato il leader di classifica aveva visto vincere Spinelli. Nella Pre-Moto 3 corrono infatti la 125 due tempi e la 254 tempi, che pur disputando la stessa gara hanno due classifiche separate. Ecco perché ad avere il tricolore sul cupolino, simbolo del capoclassifica di turno, ad oggi sono Stefano Nepa e Tony Arbolino. Non solo Imola, ma anche il Mugello e Vallelunga sono stati teatro dello spettacolo che questi ragazzini sanno dare. Rivali in pista, ma amici nel paddock e fuori dai circuiti. Nei precedenti appuntamenti è sempre stato così, lo sarà anche nei prossimi, quando i punti diventeranno sempre più importanti? Noi scommettiamo di sì. Anche perché quando c'è da lottare in pista e poi ritrovarsi fuori, i problemi non esistono. E poi, se un avversario arriva prima, complimenti a lui, tanto per rifarsi c'è la tappa successiva, che ad oggi si chiama Misano, un altro circuito da campionato del mondo per dei ragazzi che alle competizioni internazionali ci vorrebbero arrivare. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dai round 7-8 a cui assisteremo il 26 e 27 luglio? Tony Arbolino e Stefano Nepa cercheranno di difendere la loro posizione in campionato. Il pilota della SIC 58 squadra corse non vorrà deludere visto il nome del tracciato, ma vorrà difendersi soprattutto da Spinelli, a 90 punti contro i 132 del capo classifica, e Triglia, a quota 76. Il distacco sembra importante, ma in un doppio round non si può dar nulla per scontato. Situazione diversa nella 2.54 tempi, dove Nepa, 117 lunghezze per lui, dovrà guardarsi dagli attacchi di Ieraci a 95 e Foggia ad 86. Fateci divertire, ragazzi!